Buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti. La conferenza stampa oggi viene indetta per raccontarvi una storia di corruzione sostanzialmente. Si tratta delle importanti opere strutturali che sono state realizzate nel porto di Augusta. Come vedremo, il fulcro delle indagini che sono state condotte è uno studio di ingegneria. Fanno parte dello studio di ingegneria un ingegnere, un architetto, un geometra, e questo studio predispone la documentazione e i bandi di gara per la parte pubblica che invece avrebbe dovuto collazionare. Dunque c'era un'utilità per quello che erano gli appalti del porto commerciale di Augusta, un triangolo pericoloso, privati, autorità portuale, quindi il soggetto pubblico e anche chi vinceva le gare. Allora, il coinvolgimento riguarda due funzionari dell'autorità portuale dell'epoca, parliamo di un anno riferito nella sua massima estensione al 2015. Non c'è prova, dimostrazione di coinvolgimento dei vertici dell'autorità portuale, seppure sempre riferito a quel periodo. Sicuramente c'è questa sinergia, diciamo, negativa tra il privato e il pubblico. Da un lato abbiamo i funzionari che dovrebbero curare il bando di gara, che si dimostrano da un canto incompetenti, da un altro estremamente suscettibili ad essere corrotti. E chiaramente questa sinergia con imprenditori spregiudicati porta poi a questa patologia del sistema, cioè ancora una volta analizziamo questo. Ho parlato di inquinamento, questa indagine parla di inquinamento, non è l'inquinamento atmosferico, è l'inquinamento amministrativo, chiamiamolo ambientale, ma purtroppo anche questa è una forma di inquinamento nefasta e deleteria. Operazione Port Utility, tutto nasce da parecchio tempo, parecchi anni fa, e da una denuncia. Sì, c'è stata una denuncia da parte di un funzionario dell'autorità portuale d'Augusta, da lì la Guardia di Finanza di Siracusa è partita per scoprire un sistema di corruzione che ha visto coinvolto uno studio di ingegneria, il quale predisponeva bandi di gara e documentazione necessaria per l'esperimento di procedura di evidenza pubblica. Questo a beneficio della parte pubblica, che poi incassava i relativi premi per l'esperimento della procedura stessa. Lo studio di ingegneria, da parte sua, incassava poi delle corpose consulenze che sono state esperite con introiti di somme portate a Malta tramite società costituite all'uopo in territorio straniero. Ecco, chi ha dato l'avvio, appunto, colui che ha denunciato, un rappresentante che ha svolto il suo ruolo, si occupava di anticorruzione in seno all'autorità portuale. Sì, questo è una circostanza ricorrente. Nell'ambito di quell'autorità portuale un funzionario si è sentito nel dovere di esporre i fatti e da lì siamo partiti per poi arrivare al rinvenimento di questo sistema ampiamente diffuso. Ecco, 10 anni più o meno l'andamento all'interno dell'autorità portuale, 3 anni di indagine. Ecco, una indagine delicatissima, come si è detto in conferenza stampa, ma come mai non si è potuto intervenire in tempo prima? Come dice Hegel, il diritto arriva come la nottola di Minerva quando si era già fatta. Il comportamento deve essersi consumato per poterlo poi contestare. Poi ci sono i tempi tecnici per poter capire che c'è qualcosa che non va, i tempi tecnici per mettere in atto tutti gli strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per reprimere determinati tipi di fenomeno. Si tratta di fenomeni peraltro altamente tecnici e complessi che hanno richiesto i dovuti tempi di esperimento delle attività investigative. A quanto risale l'ultimo bando e anche il relativo fondo europeo? I bandi erano previsti per la programmazione 2007-2013. Nell'ambito di quella programmazione sono stati stanziati i soldi che poi hanno sostenuto questi bandi di gara che poi sono risultati truccati. Che tipo di lavori, di interventi, di progetti erano previsti?
opere infrastrutturali di notevole importanza. Si tratta di opere portuali a contenuto tecnico che solo determinate, determinate caratteristiche potevano soddisfare la procedura che era stata messa in piedi. Fatti quindi che riguardano fino a 3 anni fa. Attualmente la vostra lente di ingrandimento si è fermata sull'attività dell'autorità portuale? Le indagini eseguite riguardano quegli anni, quindi attualmente non abbiamo interesse investigativo su gli attori attualmente in campo. Ecco, i procuratori sono stati abbastanza chiari, non è stato facile pervenire quindi all'esito di queste indagini dell'operazione Utility. La procura si è dovuta schermare, è dovuta andare oltre perché non è stato facile quindi svolgere questo tipo di indagine. Guardi, è un'indagine, io parlo da tecnico, da esponente di coloro che hanno fatto le indagini, è stata un'indagine molto complessa perché, come ho detto in conferenza stampa, le carte non basta, controllare le carte non basta perché le carte in genere stanno sempre a posto. Abbiamo dovuto utilizzare strumenti investigativi molto penetranti che passano dalle investigazioni, dalle intercettazioni telefoniche alle intercettazioni ambientali, ma soprattutto alle intercettazioni informatiche. Le intercettazioni informatiche e come dire, l'analisi forense di quelli che erano i computer dei 3 titolari dello studio di progettazione hanno consentito di rinvenire all'interno dei computer tutta una serie di atti che erano di competenza, la cui redazione era di competenza di funzionari pubblici, quindi bandi di gara, disciplinari di gara e vari atti che erano di competenza, ripeto, la cui redazione era di competenza dei funzionari dell'autorità portuale e quindi della stazione appaltante. Ecco, cosa ha fatto chiudere il cerchio? Ma il cerchio, ripeto, è questa sinergica, come dire, questo sinergico utilizzo e operare di strumenti di investigazione classica, quali l'analisi contabile coniugata con i riscontri delle banche dati, con quelle che sono gli strumenti tecnici, le intercettazioni, l'analisi forense, ma soprattutto in una certa fase di indagine, quando abbiamo sentito taluni degli indagati, loro stessi hanno ammesso che il sistema funzionava così. Cerchiamo di tracciare un profilo dei principali attori di questa vicenda. Allora, i principali attori della vicenda, i protagonisti come li abbiamo definiti nell'ambito della conferenza stampa, sono intanto i titolari dello studio di progettazione, quindi i 3 privati. E dall'altra parte i 2 funzionari pubblici dell'autorità portuale che di volta in volta, talvolta hanno svolto la funzione di responsabili unici dei procedimenti, ovvero di presidenti di commissari di gara. E questo, diciamo, è questa estrema vicinanza tra il privato e il pubblico in un ribaltamento di quella che è la posizione del pubblico, che invece di rimanere garante delle procedure di evidenza pubblica è dominus dei bandi di gare, quindi della competizione, della concorrenza leale e corretta, si pone in posizione subalterna ed in balia, diciamo, di interessi privati. Ecco, come siete arrivati all'autorità portuale? Cosa vi ha spinto ad arrivare al controllo di quest'ambito? No, come diceva il signor procuratore in sede di apertura della conferenza stampa, l'indagine ha un avvio che parte da una denuncia di un esponente dell'autorità portuale. Chiaro che la denuncia ha dato il là al procedimento penale, che poi è stato sviluppato nella maniera complessa come abbiamo delineato e che giunge oggi al, ritengo, rilevantissimo esito del provvedimento emesso dal GIP di Siracusa. La vicenda finisce qui o ci sono altre indagini? Su questa domanda mi consentirà un minimo di riservo.